Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati su Factorio. Dicevo. Allora, ho il lanciafiamme. Ragazzi, abbiamo il lanciafiamme, ma non abbiamo le munizioni per il lanciafiamme. Quanto cazzo di episodi sono che abbiamo il lanciafiamme ma senza munizioni per il lanciafiamme? Quindi io direi di andarci a fare un po' di munizioni per il lanciafiamme, che si fanno così, munizioni per il lanciafiamme. Su questo coso qua. Pianto chimico. Gli arriva questo o no? Gli arriva questo? Ah, beh, forse perché. E serve anche l'acciaio, quindi facciamoci che l'acciaio. Adesso arriva. Adesso sta arrivando pian piano. Attenzione, attenzione, attenzione. Quante cazzo ne servono? 50 di petrolio leggero, 50 di petrolio pesante. Mamma mia. Petrolio leggero non ce n'è, ovviamente. Perché questo me lo sta consumando tutto. Via. Dai, almeno una fammela. Thank you. Ok, così lo proviamo almeno, no? Allora, switchiamo. Come si fa a switchare? Ok, lanciafiamme si fa così. Andiamo a vedere qua che cosa succede con il lanciafiamme. Vai con il lanciafiamme. Ok. Così. Alienacci! Mamma mia! Siete nella cacca! Sì. Bene, ora si tratterà solo di. Ma brucia tutta la foresta? Ups! Aspetta un attimo, ragazzi, chiamo il 911. Pronto? Pompieri? Mi è scappato un fiammifero. Allora, va bene, intanto che qua credo che brucerà tutta sta foresta. Oddio. Oddio, abbiamo fatto un disastro ambientale di proporzioni bibliche. Vabbè. Vabbè. Non c'è da ridere, non c'è da scherzarci, ragazzi. Qua le foreste vanno preservate. Però su Factorio no. Quindi. Ah, ma non mi tira via gli alberi, li devo comunque abbattere. Che schifo. O me li tira via? No, mi sta facendo sta roba. Mio grezzo. Vabbè. Ok, problema numero uno. Come faccio adesso io a fermare sto disastro ambientale? Senza morire, magari. Robottini, mi potete tirare via un po' di legno qua, grazie. Mamma mia. Abbiamo fatto un disastro, abbiamo fatto il panico qua. Ok. Fermi tutti, fermi tutti. Sicuramente se non ci sono alberi vicini non possono bruciare, no? Ok. Anche qua, anche qua e anche qua. Ok. Vabbè, che se ne frega, anche se brucia tutta la foresta non me ne frega niente. No, comunque sembra che si stia spegnendo, ok. Abbiamo fatto una cazzata, vabbè. Oddio, in realtà no. Credo che sia abbastanza utile per tirare via una foresta in tempi brevi. Comunque, adesso abbiamo un fottiglione di legno di cui io non so cosa farmene, quindi praticamente. Ci penserò. Allora, obiettivo del giorno sarebbe cercare di fare i materiali. Allora, le schede blu adesso ce le abbiamo, vedete, qua si stanno producendo, qua stanno arrivando. Bene, sì, non arrivano ancora fino in fondo perché ne servono molte di più. Io ho provato a fare qualcosa, ma sono ancora poche. E quindi, vediamo un po'. Mi serve. Allora, innanzitutto devo vedere la ricetta della nostra cosa che vogliamo fare. Quindi serve. No, questa. Batteria ce l'abbiamo, processore ce l'abbiamo, i moduli di velocità. Nope. Non ce li abbiamo. Moduli di velocità non ce li abbiamo. Quindi credo. Basta il modulo di velocità 1. Sì, ma a parte che sono lentissimi da fare. Quindi va bene. Costruiamoci delle macchine assemblatrici queste. Per favore, diamo via una ricerca overpowered. Facciamo questi esplosivi per dirupi, non so che cazzo siano, vabbè. Tanto noi ce li facciamo. E dove le hai messe le macchine assemblatrici? Me le devi ancora fare, sul serio? Dobbiamo stare qua 30 anni ad aspettare le macchine assemblatrici? Please! Macchine assemblatrici? Vabbè, comunque, cosa serve per fare questo? Dove sei? Modulo. Eccolo qua. Ah!
Ah, sul serio, veramente. Serve la roba che non abbiamo qua. Perché serve... Vabbè, queste piastrelle qua, ok. Anche quelle rosse. Porcaccia la miseria. Cioè, piastrelle verdi e rosse? Vabbè. Che vi devo dire? Le prendiamo sempre da qua, no? Prendiamolo sempre da qua. Vabbè, ragazzi. Non importa. È lo stesso. Allora, io vi giuro che il gatto, ok, è stato fermo mentre preparavo l'episodio circa un'ora e mezza. E adesso che ho cominciato a registrare, ovviamente sta rompendo le palle rovistando sotto il mobile. Gatto. Che cavolo. No! No, vieni fuori da lì! Vabbè. Allora. Povero whisky. Allora. È il gatto che si chiama Whisky, non... Ok, facciamo così. Ma io direi... Aspetta, quante... Aspetta, Quante me ne consumi? Cioè, nel senso... Ah no, 5 e 5. Ah, 5 e 5. Va bene, allora io te le... Sai cosa faccio? Te le porto tutte da qua. Allora, facciamoci tutti i materiali necessari, nel senso che... Mi faccio questi ripartitori qua, mi devo fare i tunnel sotterranei, cosa mancano? Le piastre, vabbè. Prendiamo da qua. Ok, adesso me le fai, sì. Fatene un po', magari... Anche se ce le abbiamo già queste, non sono... Allora... Le piastre rosse devono arrivare da qua, però qua me le prende questo, quindi taglio qua. Taglia tutto. E diciamo che io voglio andare sotto qua. No, proprio qua, ma qua. Ok, taglio anche qua. Ok, voglio andare sotto qua, voglio andare sotto qua e poi voglio andare qua. E qua. No, aspetta, ho sbagliato qualcosa. Ok. Sì, qua ci sono i tubi, perfetto. Qua facciamo così. E così. Qua facciamo così e così. Se mi fai la curva, magari anche se a volte non è che... Ok, così, così, così. Perfetto. Qua. Altri di questi cosi che non sono mai abbastanza, quindi... no, qua invece devo arrivare con quelle verdi. Quindi, 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 quindi. Ok, piano, 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 piano. Qua. Quindi sarebbe circa qua. Uso la long range, ragazzi, perché sennò... Long range, range, range. Vabbè. Mannaggia. Puoi andare dritto qua, per favore. Cavolo, non la vorrei prendere dalla stessa, però vorrei prenderla almeno da questa. Il problema è... Il problema è... No, nessun problema, perfetto. Le prendiamo da qua e quando andiamo sotto. Con un'altra di queste che vi avevo detto che non erano mai abbastanza. Quindi così e così. Ok, qua adesso le nostre piastrelle verdi dovrebbero arrivare. Perfetto, fatene altre, va là, che tanto non sono mai abbastanza. Queste qua andiamo di qua, queste qua andiamo di qua, e queste qua andiamo di qua. Ok, adesso ci rimane solo da prendere questa linea qua. Così, esatto. Facciamo così. Bene. Qua possiamo anche andare dritti, qua possiamo andare dritti, no, qua possiamo andare dritti sul serio. Che cazzo è successo? Perché mi hai tolto questo? Aspettate un attimo, ragazzi, vediamo. Ah sì, me lo toglie! Oh, bello! Non so se mi trovo meglio prima o adesso, comunque va bene. Aggiornamenti vari. Ok. Va bene, me lo toglie, quindi niente. Ho sbagliato qualcosa, vero?
No, non ho sbagliato niente. Cioè, aspetta, questo deve andare in là. Questo invece deve tagliare sotto e andare così. Ok. Andiamo. Yes. Perfetto. Adesso qua ci facciamo i nostri moduli. Ok, ci mettiamo il robotino che butta i moduli. No, li ho finiti. Fateli. Velocità. In velocità. Ok, adesso una volta che abbiamo questi moduli, ragazzi, noi dovremmo avere tutto l'occorrente per farci la nostra linea di produzione. Giusto? Di ricerca. Farei passare qua anche io. Qua non mi rompe mica le palle. Beh, sì, insomma, c'è questo coso, ma vabbè. Sì, la faccio passare di qua. Bene, 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 bene. Deciso. Conciso e circonciso. Spero di no. Allora, cosa che devo fare qua? Devo buttare fuori. Una. Oh, ma sti coso di. Poi ci faccio la linea. E un po' la linea mi potrebbe tranquillamente per il momento andare di là. E potrei anche fare così, così. E poi potrei anche fare così, perché no? Poi, alimentiamo. Perfetto, guarda, guarda che roba, neanche farlo apposta. Avete visto? Tutto calcolato. Dai, state lavorando? Sì, ma sono talmente lenti a farle che. Boh. Tecnologia. Mi fai queste per favore? Queste dovremmo averle. Non serve quelle gialle, per favore. Fammele. Che sono praticamente le macchine assemblatrici di livello 3 ed è ora che cominciamo a farle, ragazzi. Allora, ho fatto questi droni qua, da difesa, perché sono nuovi, credo. Non li avevo visti. Droni da difesa. Non so come funzionano, ma adesso li andremo a provare, intanto che loro fanno sta cosa qua. Intanto leghiamo la linea, tanto ci metteranno una vagonata di tempo per farli. Prolunghiamo la nostra linea fin qua. E noi andiamo a provarli. Allora, alienacci. Ho i droni da difesa. Quali siete? Questi sono quelli più a rischio. Quindi noi ora andremo qua. Prendiamo l'auto, dov'è la nostra auto? È qua. Ma no, sì, anche abbastanza vicina, dai. Prendiamo la nostra auto. Eccola qua. Avanti. Vai, auto. Ma posso fare anche il carro armato invece di andare con l'auto? Perché io ci vado in carro armato. Dov'è? 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 Auto? Oh, non posso fare il carro armato ancora. Non ho ancora ricercato. Parsi, vabbè. Va bene, ci andiamo con la macchina. Poi magari mi ricercherò il carro armato. Allora. Aia. 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 No! Mi sono incastrato con l'auto. Porcaccia la miseria. Vabbè. Metti sto costo di inserzione. Allora, vediamo un po' di uscire da qua. Ok. Ok, andiamo di notte a spaccare il culo agli alienacci. Sono un po' intrigato. Mamma mia, sta foresta. Che palle, no! Aiuto! Droni! Droni da difesa? Che cavolo servite? Scusate? Pronto? Bene! La nostra auto è esplosa, ma ce la rifaremo. Tanto non c'era niente dentro. Oh! Va bene, ok, i droni da difesa non servono un cazzo. Astordi la mia macchina! Vabbè che tanto ne posso fabbricare un'infinità. Oh, ma quanti siete duri? Ma che roba? Eh sì, avvisami domani. Allora, alienacci, ma avete distrutto l'auto? Io me ne faccio un'altra. Che se ne frega. Ok, avanti. Bene. Oh, non funziona. Ah, ok. Hanno aggiunto la cosa, la. Vabbè, avevo un po' di caricatori, sempre, le rifaccio facili. Allora, quest'auto qua è nuova di pack, quindi non me la rompete. Dove sono i miei droni di cavolo? Perché cavolo non siete usciti? Guarda, cosa devo fare per farvi uscire?
Ah, sono utili, eh. Ma sono utilissimi proprio. Ma quanto sono utili sti dronacci? Non li trovo tanto utili. Ciao Marti! Effettivamente un po' esagerato comunque. Carica il gioco. Vai. No, che cazzo! Ma che siete deficienti? Ma l'autosave qua me l'avete fatto? Grandi. Poi io ci riprovo. Io mica ci mollo. Se frega. Vai, vai. Aia. Ma pensate che io molli. Ok. Forse ci mollo. Opera! Non è vero! Aia! Oh. Guarda che faccio fuori questi. Tanto. Ok, ricaricati un po' di energia per favore, questi qua li metti tirati giù. Almeno. E vabbè, gli alienacci con le bombe a mano non è una grande idea. Guarda che c'è ancora un fottiglione. Alienacci. No, me le cerco. Me le sto andando a cercare, aiuto. Aiuto. Va bene. Ok. Ci muori. Bene. Vabbè. Mi servono le torrette che non ho, giusto? Posso farmele? No, non ho colpi, non ho niente, va bene. Va bene, nel frattempo gli abbiamo fatto capire chi comanda, cioè loro. Andiamo. Mamma mia, guarda che cancello che ho fatto. Aspetta. Lo sapevo, è un po' troppo piccolo. Aspetta, posso fare un cancello un po' più grande. Ok. Ok. Tanto per passarci con la nostra auto. Beh, i nostri robot costruttori sono morti. I nostri difesa personale sono morti. Bella difesa personale. Bella difesa del cavolo abbiamo. Vabbè, li ho provati, non li avevo mai usati, quindi. Up, niente. Lo sapevo. No, ups. Va bene. Ok. Mamma mia, che casino che abbiamo fatto in questa fabbrica qua. Va bene, basta. Metti giù la macchina, fatti un drone per favore, che almeno mi va a riparare un po' di cose. No, ce l'abbiamo. Perché non ce l'abbiamo? Cosa manca? I motori elettrici, ovviamente. Vabbè, quelli non sono un problema, poi li vado a prendere. A parte che dovrei averli anche qua. Motori, motori, motori. Stavo facendo qua in giro da qualche parte. Però credo di averli smantellati, va bene. Ah, qua sto facendo delle schede blu. Perché stavo facendo le schede blu? Tirali via. Tanto adesso non mi servono. Anche questo. Anche questo. Ok. Guardate le piastre verdi, ragazzi, come fanno schifo. Va bene. Allora, io dicevo, i motori elettrici, visto che ce n'è un fottiglione qua, prendiamo su un paio. Ok, adesso posso fare i droni. Sì. Tanto che faccio qualche drone, operaio. Ne facciamo anche uno logistico così, tanto per fare. Direi. Ah, qua me li stavano producendo, guarda che bello. Perfetto. Adesso per fare le nostre boccette rosse. Cioè, abbiamo tempo? No, abbiamo finito il tempo. Però intanto lo piazzo qua. Piazziamo il nostro coso di boccette. Sì, qua facciamo le boccette che non sono quelle rosse. Ho detto rosse? Chi è che ha detto rosse, ragazzi? Voi avete detto rosse? Porca. Porca. Non la piazziamo qua? La piazziamo il più vicino possibile al main bus. Ah, mamma mia. Sono
Sul serio? E se io le piattassi qua, tipo le macchine sembrano... A parte che con questa non ce la faccio farla. Perché servono 4 ingredienti, questa ne monta 3, giusto? Gialle. No, puoi mescolarne 4. Aspetta. Assembla oggetti massimo 4. Ok, no, sì, può andare. Serve la batteria, che ce l'abbiamo dall'altra parte, giusto? Vediamo un po' la batteria. La batteria è qua. Serve la batteria, serve il filo di rame, quello, vabbè, lo facciamo da qua. Un processore, eccolo, ce l'abbiamo dall'altra parte. E il modulo ce l'abbiamo dall'altra parte. No, allora conviene fare tutto di là. Ok, sì, effettivamente conveniva farlo qua. Va così. Il problema è che mi serve... allora, vediamo se ci sto qua. Quello è il problema, perché qua mi servirà un robottino che butta dentro. Qua mi servirà un coso qua che butta dentro. E va bene, il cavo come lo faccio? Più in là. Vieni qua. Cavo di rame, sfruttare questo. Ah. Facciamo qua, così. Poi ci facciamo ancora una volta le nostre boccette. Dove sono? Ragazzi, sto ragionando un po' adesso. È un po' problematica la cosa. Comunque dicevo, qua mi serve quello che butto dentro. Qua me ne serve uno che butto dentro. E come li butto fuori se devo mescolare 4 ingredienti? Semplice. Da qua lo butto fuori. E da qua butto dentro. Quindi faccio una linea che butta fuori le boccette, quindi qua, così. Questa me le butta fuori. Questa invece mi deve buttare dentro dei materiali. Quindi. Aspettate. Questa mi butta dentro i materiali. Questa mi butta dentro i materiali. Allora, su una linea devo farci arrivare due materiali, e che sarebbero quelli che sono più richiesti. Quindi il rame, cavo di rame. Cavo di rame ne servono ben 30. Porca la miseria, sul serio, 30 cavi di rame. Bene. Mi serve una macchina che faccia cavi di rame, tanto. Anzi, anche due. Sono molto più... Sullo stretto qua poi vedrò di allargare, va bene. Allora, questo qua mi deve fare i cavi di rame. Così. Tu qua non ci stai a fare niente perché tu devi buttare dentro il materiale. E tu qua butti fuori il cavo di rame. Il cavo di rame qua. Esattamente, perché il cavo di rame poi va a finire qua. Ok, 30 cavi di rame, sul serio. Va bene. Proviamo a prendere... No, c'è proprio questo qua. Cavolo. Errore. 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 Prendiamo da qua. Quindi, dai, veloce, 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 per favore. Fammi le robe in velocità, grazie. Che almeno il cavo di rame lo voglio fare. Quindi qua, stacco qua. Prendo questo. Poi, dove sei? Linee sotterranee, linee sotterranee, linee sotterranee. Non le posso fare, dove sono? Porca niente, non fottio. Ok. Linee sotterranee. Dai, veloci per favore. Ok. Ok, allora facciamo così. Qua, qua. Qua, qua, qua. Qua, qua e qua. Ok. E purtroppo qua devo deviare la linea. Basta farli. Ok. Devo deviare la linea, ho detto qua, così. Una, due, tre, quattro, cinque, vabbè. Ok. Vedrò se riesco a farcene stare un'altra. Va bene. Ok, poi perché non arrivano? Perché ne manca una? Ok, ce n'è giusto una. Qua alimentiamo, ok. Ok, va bene anche così. Cavo
Cavo di rame, filo, 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 filo. Adesso trovarlo sarà un casino, ok. Eccolo qua. Tu mi fai questi. E tu da qua me li devi prendere, giusto? Vediamo se funziona. Tu me li prendi? Sì, ok. Poi tu mi butti fuori qua le boccette. Ok, quindi mancano gli altri due materiali e siamo a posto. Ok. Sì, devo espandere questa cosa qua. Devo espandere questo muro qua, non va bene qua, ma vuole un po' più su. Ok? Quindi lo tiriamo via, ragazzi, e noi ci vediamo con il prossimo episodio di Factorio! Esatto. Anche le linee vanno bene. Ci vediamo al prossimo episodio di Factorio, dove vedremo di fare qualcosa di mettere insieme questa produzione qua di massa. E ho dovuto fare un episodio un po' più lungo. Cerco di stare intorno ai 20 minuti. E va bene, non ce la faccio perché Factorio mi prende un po' troppo. Comunque, va bene anche così. Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, un feedback qua sotto. Non vi preoccupate se non arrivano le altre serie. Vedrete che pian piano ingraneranno un po' con calma, perché adesso in questo momento non ho tempo. Quindi dicevo, ragazzi, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale e io vi aspetto con il prossimo episodio di Factorio. Ciao a tutti, ragazzi.